Benvenuti nel mio canale Creando con i filati. Il mio nome è Marinella e il protagonista di questo progetto è il filato Amanda 5 sfumato, la tonalità Paradise. Ogni gomitolo pesa 100 grammi ed è lungo 260 metri. Ha una composizione del 100% cotone. Ferri consigliati 2-2,5, uncinetto 1,5-2. Anche se nell'etichetta suggeriscono questi numeri di ferri, non significa che possiamo utilizzare solamente questi. Tutto dipende dal tipo di lavorazione che desideriamo. Come in questo caso, preferisco avere un lavoro che sia abbastanza morbido e andrò a utilizzare l'uncinetto numero 3,5. Poi ci serviranno un paio di forbici, un metro, un ago da lana e dei marcapunti. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Dunque, per questo progetto utilizzeremo il filato Amanda 5 sfumato e il peso complessivo è di 625 grammi. L'uncinetto utilizzato sarà il numero 3,5. La costruzione di questa canotta lunga si crea realizzando quattro pannelli identici che misurano 40x40. Questa misura va bene dalla taglia 42 fino alla 50-52. Per realizzare un pannello ho creato 30 giri. Ovviamente, in base alla mano e al tipo di filato che andrete a utilizzare, i centimetri possono variare. Si parte con 4 catenelle per poi proseguire con gruppi di 3 maglie alte fino ad ottenere la larghezza desiderata. Quindi abbiamo quattro pannelli, 1, 2, 3 e 4. Questa parte qua, vedete? Più questa sarà cucita e l'andremo a ripetere per quattro volte. Quindi questa parte qua, questa parte qua, questa e questa, lasciando nel mio caso 17 centimetri che corrispondono allo scalfo della manica. Ovviamente, in base al vostro scalfo, vi andrete a regolare con i centimetri. Nel mio caso, ho lasciato sia per lo scollo che per lo scalfo 17 centimetri. Quindi, tutta questa parte qua rimarrà libera. Andremo a cucire questa parte qua e questa. Tutto il resto rimarrà libero. Una volta cucite queste due estremità, vedete dove abbiamo lo scalfo della manica, andremo a calcolare bene i centimetri da lasciare sia nella parte posteriore che anteriore. Quindi, se ritenete che lo scollo nella parte posteriore è un po' troppo, andrete a cucire i centimetri in più. La stessa cosa dovete ripeterla nella parte anteriore. Quindi, una volta realizzati i pannelli, prima di cucirli, io vi suggerisco di inserire dei marcapunti. In questo modo vi renderete conto se la misura corrisponderà alla vostra taglia. Diversamente, andrete a realizzare qualche giro in più. Per qualsiasi dubbio, non esitate a scrivermi sotto i commenti e cercherò di rispondervi il prima possibile. Poi volevo darvi un'alternativa a questo filato. In questo caso ho utilizzato il filato Amanda perché me lo ritrovavo in casa, ma la fettuccia in questo caso ideale sarebbe il Sinatra perché è una fettuccia leggera e renderebbe la canotta ancora più elegante. Questo ovviamente dipenderà dal vostro gusto. La cosa che vi sconsiglio è quella di non utilizzare dei filati pesanti. Altrimenti rischiate che il capo possa cedere e si allunghi un po' troppo. Detto questo, vi lascio all'esecuzione del lavoro. Con l'uncinetto numero 3,5 avviamo 4 catenelle. Chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella. All'interno del cerchio dobbiamo realizzare 4 gruppi di 3 maglie alte separate da una catenella. Iniziamo con le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, maglia alta.
filo sull'uncinetto, maglia alta. Catenella di separazione. E procediamo realizzando 3 maglie alte e una catenella di separazione per un totale di 4 gruppi. Completiamo il giro con una catenella e una maglia bassissima nella terza catenella. In questo modo abbiamo completato il primo giro, procediamo con il secondo, girando il lavoro. Dove abbiamo realizzato la catenella di separazione, facciamo una maglia bassissima e avviamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più 2 maglie alte all'interno del foro. Filo sull'uncinetto e andiamo direttamente dove abbiamo il foro e realizziamo 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte. E scusate, volevo dire una catenella di separazione più 3 maglie alte. E procediamo. Dove abbiamo la catenella di separazione, 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte. Ripetiamo la stessa cosa in questo foro e al termine completiamo con 3 maglie alte, una catenella di separazione, maglia bassissima. Completo il giro con le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, maglia bassissima nella terza catenella. Prima di procedere con i giri successivi, vi suggerisco di far sparire il filo di lavorazione. Tutte le volte che terminiamo il giro dobbiamo voltare il lavoro. In questo modo avremmo un quadrato perfetto. Entriamo dove abbiamo la catenella di separazione e realizziamo una maglia bassissima e avviamo le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 2 maglie alte. In questo modo abbiamo avviato metà dell'angolo. Adesso procediamo realizzando il primo gruppetto di 3 maglie alte tra questi 2 gruppetti. Procediamo con il secondo angolo.
realizzando 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte. Procediamo con il gruppetto di 3 maglie alte tra questi due gruppetti. Angolo, 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte. Quindi, nell'angolo lavoriamo 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte. Tra questi due gruppetti, un gruppo di 3 maglie alte, angolo, gruppo di 3 maglie alte e completiamo l'angolo con 3 maglie alte e una catenella di separazione e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Ho completato il giro. A questo punto giriamo il lavoro. Realizziamo una maglia bassissima, avviamo metà dell'angolo realizzando 3 maglie alte. In questo giro, anziché realizzare un gruppo di 3 maglie, saranno 2, quindi realizziamo il primo gruppetto, nel foro successivo direttamente 3 maglie alte, senza realizzare nessuna catenella di separazione. Angolo, 3 maglie alte, catenella di separazione, 3 maglie alte, gruppetto di 3 maglie alte, gruppetto di 3 maglie alte e angolo. E procediamo in questo modo fino al termine del giro. Ho completato il giro, a questo punto giriamo il lavoro. Avviamo l'angolo con 3 maglie alte. Qui ci ritroviamo due gruppetti di 3 maglie alte, adesso saranno 3. Uno tra questi due gruppetti, il secondo tra questi due, il terzo tra questi due. Angolo e procediamo in questo modo fino ad ottenere la larghezza desiderata. Ho completato il pannello. Ho realizzato un totale di 30 giri che corrispondono a un quadrato 40x40. Arrivati a questo punto, dobbiamo realizzare altri 3 pannelli identico a questo. Dopodiché vi mostrerò come realizzare l'assemblaggio. Dunque ho completato i 4 pannelli. 1, 2, 3 e 4. Arrivato a questo punto, pensiamo all'assemblaggio. Prima dobbiamo prendere delle misure, sia degli scalfi che dello scollo. Per quello che mi riguarda, il mio scalfo sarà di 17 cm. Quindi, dal marcapunti fino al termine sono 17 cm, che corrispondono a 10 gruppetti di 3 maglie alte. Li contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Questo sarebbe l'angolo. Metà del gruppetto fa parte del decimo gruppetto di 3 maglie alte. E la stessa cosa dobbiamo ripeterla da quest'altro lato. Queste misure vanno prese in tutti e quattro i pannelli. Vedete? Ho inserito i marcapunti. Arrivato a questo punto vi mostro come assemblare i quattro pannelli. Dunque, dobbiamo sistemare i quattro pannelli in questo modo. Vedete, abbiamo i marcapunti. Quindi, tutta questa parte qua rimarrà aperta. Corrisponde alla nostra circonferenza. Quindi abbiamo lo scollo dalla parte retro, questo sarebbe lo scalfo manica, vedete, perché andremo a cucire solo queste due punte in questo modo. Quindi ripeto, abbiamo lo scollo retro, lo scalfo della manica 1 e 2 più lo scollo anteriore. Tutto il resto sarà cucito, quindi andremo a cucire tutta la parte rimanente fino al termine da tutti e quattro i lati. Sono 1, poi abbiamo tutta questa parte qua. Ovviamente dopo il marcapunti, quindi dal marcapunti fino al termine. Poi prendiamo quest'altra parte dal marcapunti fino al termine e dobbiamo ripeterlo per tutti e quattro i lati. La parte mancante sarebbe la parte che non sarà cucita, tutta questa parte qua, vedete? Questa parte io in questo caso l'ho tagliata. Quindi andremo a cucire questa parte qua, questa e questa. Sono quattro lati. Dove abbiamo i marcapunti, l'andremo a lasciare aperto, vedete? Andremo a cucire da questo punto fino al termine. Terminata questa parte, procediamo con quest'altro lato, dal marcapunti fino al termine. Dopodiché andremo ad aggiungere gli altri pannelli. La cucitura va realizzata dal rovescio del lavoro. Entro all'interno del foro e passo l'ago nel foro opposto. Poi prendo tutte e due le asoline. Questa sarebbe la catenella di separazione. E procedo con la cucitura.
Ho completato la cucitura. Arrivato a questo punto, blocco col punto asola. E passo il filo attraverso i punti. E blocco sempre con il punto asola. Quando sono sicura che il punto è bello bloccato, taglio il filo. Quindi abbiamo la cucitura dal rovescio del lavoro e questo è come si presenta dal dritto. Arrivato a questo punto, allargo il pannello e prendo il terzo pannello. Quindi lascio questa parte qua aperta, vedete, dove ho i marcapunti e vado a cucire dal marcapunti fino al termine. Una volta terminata questa cucitura, procedo con il quarto pannello, cucendo sempre dalla parte dove ho il marcapunti fino al termine, sia da questo lato che dal lato opposto. Dunque, ho completato tutte le cuciture. Vedete, abbiamo il dritto del lavoro e questo è il rovescio. Questa parte aperta corrisponde alla circonferenza seno. Quindi abbiamo lo scalfo della manica, che nel mio caso è di 17 cm. Io ho lasciato 17 cm, vedete, in ogni angolo, questa parte qua, per tutti e quattro i pannelli. Però, nel caso in cui vogliate uno scollo più piccolino, anziché lasciare 17 cm, ma questo ve lo suggerisco di farlo dopo che avete cucito tutte le parti. Quindi basatevi sullo scalfo. Una volta terminato di cucire tutti e quattro i pannelli, poi vi andrete a regolare con lo scollo anteriore e posteriore. Allora, andrò a cucire queste due estremità, quindi abbiamo scalfo manica, scollo e scollo. Devono essere cucite in questo modo. Allora, per unire queste due estremità, o date due punti con l'ago, oppure prendete un nastro come questo e lo fate passare attraverso i fori. E fate un fiocco. O un nodo, quello che preferite. In questo modo avete l'opportunità di allargare e stringere. Se non avete il nastro, basta avviare una catenella lunga quanto desiderate
realizzate una riga di mezze maglie alte. In questo modo andrete a creare due laccetti. Nel mio caso andrò a bloccare con dei punti. Vedete, questo è come si presenta dopo aver dato diversi punti. Allora ve lo mostro con il lato opposto. E facciamo dei nodi. Passiamo l'ago sotto dove abbiamo la catenella di separazione e prendiamo anche l'altra estremità e facciamo passare l'ago sotto, vedete? E diamo dei punti. Andrò a passare il filo per 9 volte, come ho fatto in questa prima parte. E 9, giro il lavoro e blocco. E voilà, siamo arrivati al termine del progetto. Mi dispiace che attraverso la telecamera non posso mostrarvi completamente tutto il lavoro. Comunque metterò le foto nella parte finale del video. Per quanto riguarda lo scollo, sia nella parte anteriore che posteriore, potete decidere quanti centimetri lasciare. Quindi, il suggerimento che vi posso dare intanto di prendere le misure in questa prima parte e in questa seconda parte sempre di 17 centimetri o 18. In base al vostro scalfo manica andrete a lasciare i centimetri necessari. Dopo aver appuntato la parte superiore, deciderete lo scollo. In questo modo avrete l'opportunità di scegliere se lasciare uno scollo un po' più ampio o un po' più ridotto. Volevo darvi un piccolo suggerimento per quanto riguarda il filato. In questo caso ho utilizzato la Manda 5 sfumato, ma questo progetto è stato ideato per realizzarlo con filati molto leggeri, anche perché sono quattro pannelli da unire. Quindi, se andrete a utilizzare un filato un po' più spesso della Manda, rischiate di appesantire il capo e a lungo andare potrebbe cedere il lavoro. Io vi suggerisco di utilizzare il Sinatra. Questa è una fettuccia, a parte che risulterebbe un po' più elegante, ma poi è anche più leggera. Quindi, se avessi avuto questa fettuccia prima di realizzare questo progetto, l'avrei creato con il Sinatra, che è molto più leggero. Visto che l'ho ordinato in un secondo momento, quando già avevo avviato il progetto, ho continuato con il filato Amanda. Ogni pannello misura 40x40, credo che fino alla 50 potrebbe andare bene, ma come vi dico sempre,
Una volta realizzati i pannelli, prima di cucire, li unite con i marcapunti e provate. In questo modo vi renderete conto se la taglia corrisponde alla vostra misura. Ho cercato di realizzare il punto granny, che bene o male lo conosciamo un po' tutti e poi è molto semplice da creare. Quindi, anche per chi sta iniziando a utilizzare l'uncinetto da poco, questo è un progetto adatto. Ovviamente, in base al filato, alla fettuccia che andrete a utilizzare, lo potete rendere più sportivo o più elegante. Mi auguro che sia stato di vostro gradimento. Se così fosse, condividete e lasciatemi un like. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati dei nuovi tutorial. Per qualsiasi dubbio non esitate a scrivermi sotto ai commenti e cercherò di rispondervi il prima possibile. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati li troverete all'inizio del video e sotto il video in descrizione. Detto questo, vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.